Il lavoro del padre di Melanie è controllare i bagagli all'aeroporto. I suoi occhi sono come uno scanner e possono vedere attraverso qualsiasi bagaglio. La figlia sbadata non può ingannarlo. Quasi ogni giorno cerca di portare a scuola i suoi giocattoli al posto dei libri. E tutto questo non va affatto bene per il suo futuro. Papà vuole che si occupi di lui quando sarà vecchio. Ha speso tutti i suoi risparmi in una strana piramide finanziaria e ora sua figlia dovrà soffrire, studiare duramente, mentre lui oggi salterà il lavoro. Odia persino un po' questi giocattoli. Ma loro hanno fatto di tutto per accontentarlo, sono persino diventati vivi in una casa magica. Ed è più accogliente qui che in uno zaino o in una lavatrice, dove Melanie li ha fatti rotolare. All'inizio le bambole non hanno fatto amicizia. Ognuna di loro voleva ottenere il posto migliore sul letto. Barbie voleva affrontare la cosa correndo. Ma a Kissimissi non piace giocare secondo le regole. Barbie odia imbrogliare perché è uno scorpione. Beh, lo sapete. La vera lotta per il posto migliore è iniziata. Ed è più emozionante delle Olimpiadi. Barbie non lascerà mai che la nuova arrivata si prenda il letto di sotto. Barbie ha un fidanzato. E quando gli manca, lui le manda le foto. Ken è bello e perfetto. Chi si pensava che la stesse solo prendendo in giro? Ma anche lei ha una cotta, un bellissimo e soffice aghi-waghi. Ed è sicura che lui sia molto più figo di quel biondo dagli occhi azzurri. Che maleducata! Barbie non le permetterà di passarla liscia. Questo Yeti non può essere più figo di Ken. È disposta a sacrificare la sua guancia per evitare che il bacio di Kissy finisca nella foto di Ken. E ora stanno discutendo su chi sia il più figo. Ehi, voi del pubblico, perché non votate scrivendo qui sotto? Barbie si è rovinata le unghie mentre strappava la foto di Huggy dal muro. Non c'è abbastanza luce qui. Questo è un compito per i suoi domestici. Una volta servivano la regina a Buckingham Palace. Quindi non sarà certo un problema per loro starsene in piedi e fare luce grazie alla ghirlanda. Non è la carriera che sognavano di fare, però. Missy pensa che sia disumano utilizzare i ragazzi in questo modo. Così li trasforma direttamente in una ghirlanda. Aveva bisogno di un po' di luce e ora ce n'è abbastanza. Barbie vuole fare un pisolino, ma i suoi pensieri ansiosi e i gioielli sul letto non la fanno addormentare. Vorrebbe solo immergersi nei suoi sogni d'oro dove si trova Ken. Ma l'universo sembra essere contrario e non riesce a dormire. E ora anche la scontrosa compagna di stanza sta urlando. Anche lei soffre per il disordine di Barbie. È arrivato il momento di pulire e di fare qualcosa per i gioielli. Barbie è sempre stata molto creativa. In passato ha avuto problemi anche peggiori. Un organizer unicorno risolverà il problema. D'ora in poi conserverà qui tutti i gioielli. Il postino ha portato un pacco per Barbie. Deve trattarsi di un altro fan che le offre una mano e un cuore. Questo è un metodo molto originale. Dai, smettila di portare tutte queste cose in camera. Però potrebbero ricavarne qualcosa di utile, o almeno forse un tavolo. Ha apprezzato la creatività della coinquilina. Beh, che dire, questo tavolo non è niente male. Barbie si prende cura di se stessa tutto il giorno e non fa nulla per decorare la stanza. Anche Missy vorrebbe guardarsi allo specchio, ma è sempre occupato. Barbie le offre gentilmente un altro specchio. Questo era di Pollicino, ma dopo un brutto intervento di chirurgia plastica non riusciva a guardarsi. E anche gli altri non riescono a guardarsi. Kissy dovrà ingrandirlo. Si è ricordata di quella volta che ha fatto una fagnotta enorme con un pezzo di pane usando un mattarello. Ora ha uno specchio ancora più grande di quello di Barbie. La bionda ha bisogno di essere la migliore in ogni cosa, però. Così l'ha presa come una sfida. La tecnologia è chiara, ma non funziona. Dovrà trovare un accordo con la sua coinquilina. Barbie è molto popolare su Instagram. I suoi selfie ricevono sempre migliaia di like. La situazione di Missy è diversa. Diciamo che è triste. Così ha deciso di provare TikTok perché forse Instagram non la apprezza come dovrebbe. 12 anni di danza non possono essere stati inutili, invece sì. Barbie è sicura di poter fare di meglio. Suo padre è un ballerino di break dance di strada degli anni 80. Questa si sta trasformando in una sfida. E andrebbe anche bene. Ma il loro wifi è sparito. Questo è un disastro. Devono riavviare il router. Ma ci sono solo pochi ragazzi al mondo che sanno come farlo. Michelle Obama è una di loro.
hanno bisogno del tuo aiuto. Metti mi piace a questo video e inizierà a funzionare. Ora Barbie sta occupando lo specchio di Missy per tutto il giorno. Questa quantità di trucco sarebbe sufficiente per l'intero Minnesota. La coinquilina si è persino spaventata. Pensava che un camion con il trucco si fosse schiantato sulla faccia della sua amica Barbie. Voleva solo decorare il cuscino con i brillantini, ma ci sono modi più carini per farlo. Tipo, usare l'amore. Alle bambole piacciono le mele, ma non i dentisti. Tirano fuori i loro prezzi dal cappello e fanno anche male alle persone. Ma Missy non aveva mai sentito tanto dolore. Dovrà andare dal dentista. Questo è quello che chiamano un sorriso hollywoodiano. Le faccette di carta però non vanno bene. Dureranno solo fino alla prossima Coca-Cola. Missy sta soffrendo. Aggie l'ha lasciata di nuovo. È così instabile. Ha una nuova ragazza, Oprah Wilfred. Che ci trova in lei? Barbie ha deciso di chiamare il suo ragazzo per sconvolgere ancora di più la sua compagna. Ma nota un'altra bambola accanto a Ken. Quindi anche il suo ragazzo l'ha tradita. Ora almeno hanno qualcosa in comune lei e Missy. I loro fidanzati sono cattivi. Hanno pianto, hanno mangiato e ora è il momento di pulire. È un modo come un altro per scacciare la tristezza. Sbarazzarsi del disordine della propria stanza quando non si riesce a farlo dalla propria vita. Missy ha già fatto tanto mentre Barbie sta piegando la sua felpa. Non è giusto. Sembra che faccia solo finta di pulire, ma in realtà non lo fa. Wow, la felpa è tornata come prima! È magia! E dovrebbe utilizzarla, per esempio, per ottenere più dolci. Alle bambole piace questo tipo di magia. È molto meglio della pulizia. L'importante è non abusarne. Le bambole sono sazie. E ora non riescono a fermarsi. Barbie ha invitato un artista a mettere la sua perfezione su tela. Sembra che Missy abbia una cotta per l'artista. Forse lui la disegnerà come una delle sue donne francesi. A Barbie non piace che la sua coinquilina distragga il maestro. Lo paga ad ore. E chiaramente non ha bisogno dei consigli di Missy. Missy ha persino deciso di aggiungere qualcosa al dipinto e Barbie è molto ansiosa. Sembra che il lavoro sia finito. Non vedo l'ora di vedere il risultato. Non è quello per cui Barbie ha pagato. Che truffa! Missy non riesce a dormire. Barbie ha iniziato ad ascoltare il black metal norvegese quando Ken ha rotto con lei. Non è mica per tutti. Missy ha deciso di fingere di andare a una festa. Conosce tutti i punti deboli della bionda. Barbie non può perdersi neanche una festa. Potrà incontrare un nuovo fidanzato oppure potrà scattare una foto per le storie di Instagram. Ken la vedrà e si pentirà amaramente. Ma Missy la ignora. E questo la infastidisce. Il suo piano stava funzionando. Ora disegnerà un invito falso con un indirizzo falso. Oh, che bionda ingenua. Ma ora potrà rilassarsi e finalmente dormire. Oh no, Barbie è tornata. Sembra sia andata davvero ad una festa. L'indirizzo falso si è rivelato vero. Missy non avrebbe dovuto ingannare la sua amica. Ora dormirà tutto il giorno. Questo è ciò che Barbie aveva in programma di fare. Ma Missy russa così forte! Sembra un leone! Il letto trema come se ci fosse un terremoto. Barbie ha bisogno di misure estreme. Metterà un silenziatore su questo motore. Ora va molto meglio. Ma prima di chiudere gli occhi, si accorge che il silenziatore non funziona. Il russare di Missy è persino più forte del cuscino. Barbie ha bisogno di altre opzioni. Non aveva più speranze quando all'improvviso ha trovato la soluzione. È stato sotto il naso della sua coinquilina per tutto il tempo. Ora Barbie è isolata e può dormire. Missy voleva spendere i suoi ultimi 25 centesimi, ma il barattolo non glieli dà. Forse non apprezza le spese sconsiderate, ma Missy pensa che un barattolo non dovrebbe dirle come spendere i soldi. Forse Barbie può aiutarla. La bionda la accorcerà. Missy è svenuta per la paura. Il problema è stato risolto. Barbie è sempre felice di aiutare. E questo che cos'è? Segherà la mano della sua compagna, naturalmente. I deboli di cuore sono pregati di non guardare. Quando Missy si è svegliata, il barattolo non c'era più, ma la mano era ancora lì. Oh, è la mano sbagliata. Chi si è già in preda alla rabbia?
Barbie è andata a fare shopping, è abituata a superare così tutti i suoi problemi. Beh, nessuno è mai morto per questo e Missy sarà la prima. I vestiti di Barbie sono dappertutto. Sembra praticamente un'isola della spazzatura e la domanda è, la colpa di chi è? Missy ha creato delle scatole speciali per tutti questi stracci di marca. Un paio di tiri da tre punti e tutto è a posto. Ehi, Barbie è cresciuta. Probabilmente è colpa del glutine e degli OGM. Missy indossa le scarpe di sua madre per pulire il naso della sua coinquilina. Barbie attira sempre l'attenzione. È venuto fuori che ha un asso nella manica, o meglio nelle suole. La sua compagna di stanza si è spinta oltre, cioè più in alto. Ma come si dice, più in alto voli, da più in alto cadi. Barbie ha in programma una meditazione e finalmente la pace la sta aspettando. La sua stupida coinquilina pensa che la stanza stia andando a fuoco, ha paura delle fiamme. Huggy Wuggy una volta ha perso la sua morbida pelliccia nell'incendio di una foresta. Missy non vuole che il fuoco prenda i capelli della sua amica. Sì, non sa davvero come spegnerlo questo fuoco, ma ha visto nei film come si fa con l'estintore. Barbie è tornata in tempo nel suo corpo fisico e ha fermato tutto questo. La coinquilina ha chiaramente bisogno di calmarsi. Diamole un po' di cioccolata e qualche antidepressivo. Melanie è tornata a casa da scuola e non riusciva a credere ai suoi occhi. L'intera casa è distrutta. Sapeva di non poter lasciare le bambole da sole. Il papà ha passato l'intera giornata a guardare il cruciverba senza risolverne nessuno. Forse è la crisi di mezza età, ma sa come far tornare in vita sua figlia. Questa bambola era per il compleanno di Melanie, ma ora servono misure estreme. Se non è abbastanza, dovrà farle anche il regalo di Natale. Non era esattamente quello che aveva in mente di fare, però Melanie è sicura che le bambole abbiano bisogno di una casa, non vuole che rimangano senza. Papà ha fatto del suo meglio. Sua figlia ora si sente meglio che mai. È possibile trasformare una nerd in una party girl? La e-girl e la soft girl sono al lavoro. Sarà dura. È il compleanno di Sky e lei sta facendo i compiti. È davvero noiosa. Dobbiamo salvarla. Ehi, scienza! Ciao, ciao! Ora, Ruby e Cat sono al lavoro. La festa non è nemmeno iniziata e le ragazze hanno già lanciato coriandoli dappertutto. Sky non può divertirsi finché tutto non è pulito. È più forte di lei. Ruby non può organizzare una festa di compleanno se non ha un tavolo. A Cat non piace questo brutto tavolo rosa. Non è troppo da bambini. Ha persino invitato i suoi giocattoli. Cat pensa che Ruby sia bloccata all'età mentale di una bambina di 5 anni. Tu e quel tavolo fareste meglio a crescere. A Cat il tavolo piace di più. Ruby non lo sa, ma può rimediare. Che ne dite di un compromesso? Questa festa inizia a sembrare una vera festa. I palloncini creano l'atmosfera. Ehi, Cat, ma che stai facendo? Che maleducazione! In realtà serve a trattenere i palloncini per evitare che volino verso i loro pianeti d'origine. I palloncini non sono alieni, però. E i regali di compleanno? Scegliamoli! Se le ragazze non riusciranno a mettersi d'accordo, litigheranno di nuovo. What? Aiutatele a scegliere il regalo di compleanno. Hanno bisogno del vostro aiuto. Commentate il vostro voto qui sotto. Ruby vorrebbe rendere questa stanza carina come lei. Questo comincia a dare sui nervi a Cat. Non vuole che Ruby vinca. Facciamo in modo che questo posto sia bello ma tagliente. Mettiamo delle catene al muro per impedirle di scappare. Cat si è spinta un po' troppo oltre e ha incatenato la festeggiata. Anche Sky ora vorrebbe scappare. Tutto questo è troppo! Incatenata il giorno del proprio compleanno? Imbarazzante! Una palla da discoteca appuntita. Le vibrazioni sono divertenti, ma rendono la cosa pericolosa. Alzate il volume della musica, ora diamo i numeri! Sky sta imparando a ballare! Ha molto talento! A Ruby non piace questa musica aggressiva e quelle punte sembrano pericolose. Ha realizzato caschi morbidi per la sicurezza di tutti. Tutti amano gli unicorni. Beh, l'importante è che vi stiate ancora divertendo.
Avere un trampolino a una festa è un'ottima idea. In questo modo possiamo guardare tutti dall'alto, e poi dal basso, e poi dall'alto, e poi dal basso. I trampolini sono fantastici, ma Kat fa finta di essere sul palco e suona un fantastico assolo di chitarra per tutti. Ruby fa finta di rimbalzare su nuvole rosa con orsetti gommosi e farfalle. Ed ecco la festeggiata! Si prenderà una pausa dallo studio? Scuotiamo il suo mondo sul trampolino! Scuotiamo tutta questa conoscenza! Non ha mai fatto niente del genere prima d'ora! Ed ecco il primo regalo di Sky! Una pistola a dardi? Era un suggerimento degli spettatori? Kat pensa che sia un regalo perfetto! Volete fotografare i vostri ex? Diamo loro una lezione! Forza, ragazza, fagli vedere chi comanda! Ops! Perché hai messo le foto dei tuoi ospiti? È colpa di Duncan, che è in anticipo! Ma almeno ha portato un regalo, quindi dovremmo dargli almeno una torta! Ruby ha comprato un'altalena rosa per sentirsi un vero angelo! E ha trovato il posto perfetto per farlo! Sky, sei pronta a provare? Curate il vostro bambino interiore giocando sulle altalene! Coraggio, datti da fare! Sky non sa nemmeno come fare, avrà bisogno d'aiuto! Ma ha scelto l'aiutante sbagliato! Kat è troppo impegnata a parlare con un ragazzo e ha accidentalmente mandato Sky nello spazio! Speriamo che stia bene! Oh, eccola qui! Sky si è annoiata ed è andata a prendere da bere! Grazie al cielo! Ruby ha riempito il tavolo di cibo. Sembra tutto delizioso. A Sky piace. Ma a Kat no. Anche lei ha delle idee per il catering. Sky vorrebbe provare la Coca-Cola. Kat ha un'idea migliore. Perché versare la coca nei bicchieri quando si può condividere una bottiglia come delle vere amiche? A Sky piacciono queste cannucce lunghe. Ma per qualche motivo non funzionano. Capite il motivo? Ruby non vuole condividere! Oh, ha bevuto tutta la Coca-Cola! Ma ha portato dei popcorn per scusarsi! Abbiamo ancora bisogno di bevande! Ruby ha un'idea su come sistemare le cose! Basta aggiungere gli Skittles per dare sapore e colore! Provateli! A Sky piacciono, ma Kat li odia! Basta con la spazzatura arcobaleno per oggi! Tutti gli altri sono interessati! Kat ha cucinato i suoi popcorn usando un lanciafiamme. Certo, li ha bruciati, ma è stato molto divertente. Provate il piatto forte di Kat. No, grazie, è tutto tuo. Ruby adora i dolci, soprattutto i marshmallow arrostiti. Ecco perché hanno una griglia. Ma le ragazze hanno dimenticato la sicurezza antincendio. Sky è qui per ricordare loro che non dovrebbero avere fiamme libere in casa. Sa esattamente cosa fare. Dobbiamo fermare l'incendio da dove è iniziato. Userà la panna montata. Il papà di Sky è un vigile del fuoco. Vediamo se riusciamo a rendere la cosa più divertente. Beh, le ragazze ora sono piuttosto felici. È una combinazione deliziosa. Ruby sta allestendo uno spazio fotografico. Sky vorrebbe farsi fotografare come Minnie Mouse. E Kat deve stare attenta alle corde e alle catene. Potrebbe essere molto pericoloso. Minnie Mouse ha un'aria così tagliente. A Kat piace, però. Lo ha fatto di proposito. Il prossimo compito di Kat è decorare i bicchieri. Wow, sembra molto eccitante. Ecco un'idea. Borchie e stuzzicadenti. Ruby e Sky non ne saranno molto felici. Prima di tutto, hanno finito gli stuzzicadenti. E in secondo luogo, come dovrebbero tenerlo? Vediamo come possiamo risolvere il problema. Beh, in terzo luogo, i bicchieri non se la passano bene. Ruby può provare a risolvere il problema usando dei cerotti. Ora i bicchieri si sentono meglio. E ora possiamo usarli di nuovo. Creiamo dei cappellini da festa. Sky e Ruby formano una grande squadra. Ora sembrano principesse. Kat non vuole metterlo. Odiano il suo atteggiamento. Perché è così cattiva? Kat ha cambiato un po' il cappello e ora sta al gioco.
Kat pensa che una festa di compleanno sia l'occasione migliore per farsi un nuovo tatuaggio. Sky ora è cresciuta e non ha mai fatto niente di simile. Ma Kat ha commesso un errore perché Sky oggi fa 14 anni. Possiamo risolvere il problema? Oppure non possiamo? Beh, chi se ne frega! Sky non dimenticherà mai questa festa. Ruby usa cerotti rosa per aiutare la sua pelle e Kat usa quelli neri. Sky preferirebbe usare un libro, ma i suoi amici non glielo permettono. Hanno creato cerotti speciali per la loro nerd preferita e ora sono tutti felici. Le ragazze useranno la ruota della fortuna per scegliere il look perfetto per Sky. Forse è una cattiva idea, ma è l'unico modo per evitare che Ruby e Kat litighino. La ruota sceglierà per loro. La freccia si è comunque fermata al centro. Dovremmo trovare un compromesso. A nessuno interessa l'opinione di Sky. Per loro lei è come una tela bianca. Questo è il loro compromesso. Che cattiveria! Ma hanno pensato a una torta fantastica per Sky. Lei rimarrà impressionata quando si rimetterà gli occhiali. E ci rimane! Ha superato il rancore molto in fretta. Ok, e ora assaggiamola. Ma c'è un piccolo problema con queste fette, perché lei deve misurare ogni pezzo in modo che tutti ricevano la stessa identica quantità. Beh, c'è voluta un'eternità, ma è molto divertente. Un giorno ripensandoci, di sicuro rideranno. Cosa ha trovato Ruby? Una stanza segreta nell'armadio? L'agente immobiliare non ne aveva parlato. Sembra che Ruby abbia appena pensato a qualcosa. Non può finire bene. Ha persino coinvolto la sorella. Oh, Summer, la domestica è qui! Metterà fine a tutto questo, ma l'hanno appena presa in ostaggio. Papà ha fatto bene a non lasciarle andare. Ora loro organizzeranno il loro pigiama party e passerà di sicuro alla storia. Il pigiama party ha un dress code molto severo. Ruby indosserà un accappatoio Hilton. Melanie ha comprato il suo pigiama a Parigi quando ha visitato Disneyland. Il pigiama preferito di Summer è il suo unico vestito. È al verde. Dovrà essere creativa. Ehi, è venuto piuttosto bene. Ruby e Melanie lo adorano. Quanto sono diversi i loro pigiami. Ruby è più grande, quindi è lei che si occupa dell'organizzazione della festa. Dove ha trovato una macchina per la nebbia? Potrebbe essere pericolosa. Un attimo, no! È molto divertente. Questa inizia a sembrare una vera festa. Il fumo sta iniziando a riempire l'intero appartamento. I rilevatori di fumo si attiveranno prima che papà dia di matto. I vigili del fuoco stanno arrivando in soccorso. Ora sei al sicuro. È stato veloce. Le ragazze si sono accese un po' troppo, avevano bisogno di rinfrescarsi. E il loro pigiama party si è appena tramutato in uno schiuma party. Che c'è di meglio, ragazze, che fanno le ragazze? Le piccole pasticcione stanno cercando di sgattaiolare via. Verranno sicuramente scoperte. Se papà scopre quello che hanno fatto, saranno nei guai. Cosa? No, non toccare i suoi occhiali. Che ci devi fare? Ottimo lavoro, Summer. Davvero molto convincente. Papà, sono state beccate! Ha sicuramente sentito qualcosa. Dove possono essersi nascoste? Commenta qui sotto se hai visto dove sono andate le ragazze. E poi, di sicuro si metteranno nei guai. Chi ha paura del buio? Ruby è bravissima a raccontare storie spaventose. Una volta mi stavo facendo le unghie e ho passato 2 ore e mezza al salone. Poi, l'esperta di unghie ha finito e io ho messo mano alla borsa per prendere il portafoglio. Poi ho guardato la mia mano e ho visto che la mia unghia si era rotta fino alla cuticola. Ho iniziato a urlare così forte che ho rotto tutte le finestre nel raggio di 2 isolati. Summer non è molto impressionata. Le sue unghie sono sempre rotte. Una festa senza cibo è una festa noiosa. Summer potrà aiutarci. Si è preparata per questa festa per tutta la vita. Ruby pensa che questo sia un metodo molto antiquato. Le donne forti e indipendenti ordinano la pizza e se la fanno consegnare proprio davanti alla porta. Fantastico, così è davvero molto comodo. La pizza è deliziosa e non devi cucinarla. Summer non l'aveva mai provata.
E ecco la spaventosa storia di Summer. Una volta sono andata all'università e tutti hanno iniziato a ridere di me. Ho guardato in basso, ero in pigiama e c'era della carta igienica attaccata alla mia scarpa. Ho cercato di strapparla, però mi sono ingarbugliata ancora di più. Questa storia è così spaventosa che non servono nemmeno gli occhiali 7D per godersela. Guardate, stanno combattendo! Qualcuno si farà molto male! Papà taglierà loro la paghetta! Cosa? Litigano con i soldi! Incredibile! Si stanno massacrando con i soldi! Il gioco innocuo si è trasformato in una vera e propria battaglia! Summer le ha messe facilmente al tappeto entrambe e ora non ha più nessuno con cui giocare! Bandiera bianca, ci arrendiamo! Guardare un film horror è stata una pessima idea. L'ultima volta Melanie non è riuscita a dormire per un mese. Questa volta dovrebbe essere al sicuro. Sta ancora cercando di dormire. È la più giovane qui. Dobbiamo proteggerla. Questo sarebbe il film dell'orrore. I filmati delle telecamere che mostrano Summer che fa le pulizie sarebbe spaventoso. Ruby è inorridita. Pulizie! Il film horror ha fatto venire fame a Ruby. Dovrà procurarsi il cibo senza lasciare la stanza segreta. Un aspirapolvere? Se passasse l'aspirapolvere per tutta casa, di sicuro papà le darebbe del cibo. Ma no, sarebbe troppo facile. Quest'idea è condannata fin dall'inizio. Stanno cercando di prendere l'intero frigorifero. È una follia! Ci sono voluti molti sforzi, ma ora hanno tanto cibo. È stata una buona idea ed è tutto molto gustoso. Ruby ha tantissimi trucchi. Anche Summer vorrebbe truccarsi, così chiede a Ruby di usare i suoi trucchi. Summer ha visto questa maschera antietà solo su un cartellone pubblicitario e ora è sul suo viso. Non è mai stata così ricca. Il risultato è sorprendente. Summer sembra più giovane di 10 anni, forse è un po' troppo. Molto divertente, Ruby. Questa è una maschera di TikTok. Ruby ha trovato della farina, ma pensa che sia fard. Ruby, dovresti essere imbarazzata. Non avevi mai visto la farina prima d'ora? Summer mostrerà a Ruby il mondo della cucina. La vita di Ruby non sarà più la stessa. Ora sarà una panettiera. Biscotti colore chino, che carini! Ruby li adora e se ne va in giro emozionata. Questi orecchini al forno saranno fantastici. E ora sono pronti. Che buon profumo! Un'altra bellissima giornata di studio. Melanie ha un aspetto fantastico. Che succede? Hanno tutte lo stesso vestito? Al negozio hanno detto che solo lei e Katy Perry hanno questo vestito. Un altro incubo? Ruby e Summer sono preoccupate. Tutti i suoi vestiti, però, sono qui. Era solo un sogno. Solo un sogno. Summer ha davvero dei trucchi da cameriera. Non c'è praticamente niente nella sua trousse. Le sue ricche fate madrine, però, le daranno una mano. Non siamo sicure che funzionerà, ma è meglio di niente. Le ragazze hanno in mente un piano. Di sicuro qualcuno apprezzerà il nuovo look di Summer. Summer non riesce a credere quanto sia bella. Ruby è la più grande e ha già dato il suo primo bacio, o almeno è quello che dice lei. Peccato che il ragazzo del primo bacio è muto. Per ora però bisognerà fare un po' di pratica con i pomodori. I pomodori sono meglio dei ragazzi. Forse è per questo che Summer non ha un ragazzo. La cioccolata calda dovrebbe tenere lontani gli incubi di Melanie. Inoltre è buonissima. Anche Summer è stanca, ma non si addormenta. Le ragazze ricche le faranno uno scherzetto. Ah, un classico baffi di panna montata. Summer cucina anche nel sonno. Melanie ha preparato un brutto scherzo per lei. Mettendo la mano in un bicchiere d'acqua farà sicuramente un gran casino, ma la cameriera è fedele a se stessa anche nel sonno. Spolvera e pulisce. Anche l'ultimo scherzo non ha funzionato. Che noia! Non starà mai al gioco. Le tazze e la pallina da ping pong sono indispensabili. Ruby ha una mira incredibile, come previsto. Quindi si merita un premio. Questo anello costa una fortuna. Anche Summer vuole giocare. E se vincerà, è pronta a cambiare vita. Non può sbagliare. Centro!
Un solo colpo, perfetto! Le ragazze non hanno mai visto niente del genere prima. A quanto pare essere ricchi è un lavoro duro. La festa è finita. È ora di togliersi il trucco. Summer non ha mai visto le ragazze struccate. E nemmeno noi. Accidenti. Summer dovrà sistemare i volti. È terribile. Ma così va meglio. Le nostre ragazze da party si sono addormentate. Melanie e Ruby andranno a una vera festa. Sbrigatevi, ragazzi! Questa serata le ha davvero avvicinate a Summer. Si divertiranno molto di più come trio, ma devono scegliere un vestito per lei. E hanno un'ampia scelta. Le tre ragazze parteciperanno a una festa vera e propria. E le ragazze hanno fatto in modo che Summer non assomigliasse a una cameriera. Ma papà sa come riportare tutto alla normalità. Summer ora ha degli amici che non la abbandoneranno mai. Pulire insieme è divertente. Certo, non come andare alle feste, ma almeno ora Ruby e Melanie sosterranno per sempre Summer.